Ciao a tutti, siamo qua io e Silvia per la nostra lettera di pratica. Allora, pratica di livello intermedio stasera, quindi mi raccomando, fate tutto fino a riuscire a fare senza forzare troppo, senza diciamo andare a rischiare di farvi male. Faremo una posizione di equilibrio, Svarga Bhujasana, la costruiremo con calma. E io, se riesco, intanto basta fare qualche correzione, ma tanto non ne so bisogno. E cercate esatto, di curare gli allineamenti. E buona pratica. Partiamo dai piedi. Partite da una parte anteriore del tappetino, tenete i piedi paralleli alla larghezza del vostro bacino, le gambe tese, la retroversione, rilassate le spalle, spingete la sommità della testa in alto. Una volta che avete trovato la vostra posizione stabile e sostenuta, fate un bel inspiro profondo, espirando, chiudete gli occhi. E vi prendete qualche minuto di solo respiro. Distribuite bene il peso su entrambi gli appoggi, piede destro e piede sinistro. Visualizzate l'asse centrale della vostra colonna vertebrale, la sommità del capo cade in mezzo ai vostri talloni. Percorrete questa linea immaginaria col vostro respiro, dall'alto verso il basso nella fase di inspiro, dal basso verso l'alto nella fase di espiro. Inspirate ed espirate dal naso. Passare il tempo, non rendete la posizione pesante sulla bassa schiena, non perdete l'azione combinata di glutei e addome per mantenere la retroversione, sostegno del tratto lombare. Rifate un bel inspiro profondo, espirando con calma, aprite gli occhi, andate a intrecciare le mani dietro il bacino. Leggera trazione delle scapole alla colonna, stendete bene i gomiti, da lì sul prossimo inspiro portate lo sguardo al soffitto, espirando, mento verso la gola, andate con calma, date tempo al collo di sciogliersi, non cercate subito le massime escursioni articolari, cercate di far finire il movimento del capo verso l'alto alla fine della fase di inspiro, riportate il mento allo sterno alla fine della fase di espiro. Fermate in centro, espirando ruotate lo sguardo a destra, inspiro si torna in centro, espiro si ruota lo sguardo a sinistra. Ruotate il mento parallelo al pavimento, cercate piano con lo sguardo di venire sempre un po' più indietro. Fermate in centro, sguardo di fronte a voi, andiamo orecchio destro verso la spalla destra, orecchio sinistro verso la spalla sinistra. Mentre l'orecchio scende la spalla, il mento ruota gradualmente verso il soffitto. A spalle ferme, sul prossimo espiro andiamo a circolare, una circonduzione completa a destra, una circonduzione completa a sinistra. Sentite che c'è qualche punto che offre maggior resistenza, fate tranquillamente qualche passaggio in più su quel punto. Mantenete sempre attenzione anche all'impostazione della colonna. Buono, fermate in centro, liberate le braccia, separate leggermente i piedi tra loro, piegate le ginocchia, andate ad appoggiare le mani sulle ginocchia. Braccia distese e da lì, espirandovi ingobbite, inspirandovi in arcata. Cominciate a dare mobilità alla colonna, andate lenti al ritmo del vostro respiro, quando espirandovi ingobbite, premete le mani sulle ginocchia, portate il mento allo sterno, ruotate il coccige verso i talloni, quando inspirandovi in arcata, ruotate gli ischi al soffitto, scavate quel dorso,
richiamate le scape a colonna, salite dallo sterno, per ultimo la testa. Sul prossimo espiro vi ingrubbite, sul prossimo inspiro vertebra dopo vertebra, srotolate con la colonna verso l'alto. Trovate una posizione verticale, da lì le mani partono lungo i fianchi, inspirando salgono in avanti, si aprono lateralmente, andate con le scapole abbracciate alla colonna, spingete in alto lo sterno, qui finisce il vostro inspiro, espirando riportate piano le braccia lungo i fianchi, ruotando i palmi e le mani al pavimento. Inspiro, sale, apre, mantiene nella ritenzione a pieno, espiro, ruota i palmi delle mani verso il pavimento, riaccompagna giù. Date al ritmo del vostro respiro, cercando di lavorare bene con quei fasci obliqui del trapezio, di abbracciare sempre di più con le scapole a colonna, di spingere in alto, austero. Prossimo inspiro, vi fermate con le braccia dietro e mantenete 30 secondi. Ruotate bene i mignoli al soffitto, tenete le mani in linea con le vostre spalle, non più su, non più giù, spingete in alto lo sterno. Normale che i muscoli del collo partecipino all'azione nel mantenere le braccia là. Ed espirando sul prossimo espiro, giù le braccia, sciogliete collo e spalle se dovete sciogliere collo e spalle. Allora, lasciate il piede destro lì dov'è, fate un passo non troppo lungo col piede sinistro indietro, piegate leggermente il ginocchio di destra, sollevate la punta del piede di destra, portate le braccia indietro come prima, da lì, espirando, riappoggiate la pianta del piede destro a terra, rullate sul tallone, richiamate il ginocchio sinistro al petto, e lo agganciate, bloccate qualche istante la posizione di equilibrio e con calma riandate ad appoggiare il piede dove era prima, lento, fluido e al ritmo del vostro respiro. Adesso non vi preoccupate di quanto portate indietro il piede, cercate di coordinare l'azione di braccia, tronco e gamba, la spinta della gamba che da dietro viene in avanti, dissipatela verso l'alto, andate di incontro con le mani, una volta che avete agganciato la tibia, tirate con la coscia al petto. Cercate di trovare nel più breve tempo possibile una posizione di equilibrio. Sul prossimo espiro agganciate e mantenete. Portate le spalle indietro per bilanciare il peso di quella gamba, cercate di tirare il più possibile quella coscia al petto, di spingere la sommità della testa verso l'alto. Oltre all'aiuto delle mani per tenere quella coscia richiamata al petto, lavorate anche bene sul flessore dell'anca di sinistra. Da lì cominciate ad alleggerire gradualmente la trazione delle mani alla tibia ed inspirando protendete con le braccia in alto, tenetela lì con la coscia, cercate di non far abbassare il ginocchio, immaginate con le mani andare a toccare il soffitto, da lì piegando leggermente il ginocchio di destra, vi inclinate in avanti, andate ad appoggiare quel piede sinistro in fondo al tappetino nelle gambe di Virabhadra 1. Spostate bene la posizione delle gambe di Virabhadra 1, estendete il torace, mano sinistra che accentra, mano destra ginocchio destro e cominciamo ad andare in torsione. Estendete quella colonna, non accorciate il fianco destro nell'andare in torsione, potenti su quelle gambe, leggeri sull'appoggio della mano di sinistra.
gluteo sinistro contratto, coscia sinistra spinta in alto e indietro. L'addome di sinistra contatta bene l'interno coscia di destra, potete permettervi il lusso di portare su bene anche quel braccio di destra. Andate a cercare con le dita al soffitto, alleggerite l'appoggio della mano sinistra a terra, attivatevi bene su quei fianchi. Espirando riportate la mano destra a terra, avanzando dal tallone sinistro, sbilanciate il peso in avanti, richiamate senza strappare il piede sinistro di fianco al destro. Da lì piano a ginocchia flessere, srotolate inspirando con la colonna verso l'alto. Lasciate il piede sinistro lì dov'è. Fate un passettino non troppo lungo col piede destro dietro. Aprite le braccia lateralmente, sollevate la punta del piede di sinistra, rullando sul tallone, come prima. Espiro, richiamo col ginocchio destro il petto, aggancia, blocca ed inspiro, riappoggio. Sfruttate pure la rullata sul tallone, sulla pianta del piede per aiutare a spostare i pesi da dietro in avanti e dissipate la spinta, lo slancio della gamba destra che sale verso l'alto, non in avanti. Cercate di non flettere la colonna in avanti, non andare a cercare di raccogliere il ginocchio. È il ginocchio che viene incontro alle mani, la schiena rimane il più possibile dritta. Sul prossimo espiro, richiamate quella coscia al petto, l'agganciate e mantenete. Guardate a spalle rilassate, tirate quella coscia al petto, cercate di scalare con l'addome il più possibile la parete, la coscia di destra. Flesso dell'anca di destra, aiutate a mantenere la coscia richiamata al petto, diminuita trazione delle braccia, su le braccia in alto e mantiene. Le mani cercano il soffitto, il ginocchio cerca di non abbassarsi da lì. Piegando leggermente il ginocchio di sinistra, inclinate il torace in avanti, appoggiate quel piede destro in fondo al tappetino, impostate in modo le gambe di Virabhadra 1. Mano destra che accentra, mano sinistra, ginocchio sinistro e con calma venite in torsione. Tesa bene quella gamba dietro, non crollate col bacino a destra. Adesso sfruttate quella leggera spinta della mano sinistra nel ginocchio per guadagnare torsione, mantenendo il fianco lungo. Chi se la sente su quel braccio sinistro. Dorso piatto. Come se foste appoggiati con le braccia, le scapole a parete le vostre spalle. Mano sinistra che torna a terra. Dal tallone destro che avanza, richiama piano quel piede destro di fianco al sinistro. Da lì. Tenete il basso addome a contatto delle cosce, mollate il collo, mollate le spalle, non abbiate fretta adesso di tendere le gambe, dobbiamo fare questo giochino qua. Date peso alla gamba destra, portate indietro il piede sinistro. Impostate le gambe di Virabhadra 1, date peso alle mani, portate indietro il piede destro in un leggero adho mukha. Ginocchia sempre flesse, in alto e indietro il piede destro. Viene avanti con le spalle, richiama col piede destro in mezzo alle mani. Sbilancia il peso in avanti, richiama il piede sinistro di fianco al destro. Da lì, peso al piede sinistro, passo lungo indietro col piede destro nelle gambe di Virabhadra 1. Peso alle braccia, un Virabhadra e un adho mukha. A ginocchia flesse, inspiro sulla gamba sinistra. Espiro, avanza con le spalle, piede sinistro di in mezzo alle mani ed espirando, avanzando al tallone destro, piede destro di fianco al sinistro. Ancora uno, sinistro dietro, destro dietro ad adho mukha, a ginocchia flesse, destro in alto, destro in mezzo alle mani, sbilancia la posizione in avanti, sinistro di fianco al destro, piede destro dietro, piede sinistro dietro in un leggero adho mukha, sinistro in alto, sinistro in mezzo alle mani.
destro di fianco al sinistro, ridate peso alla gamba destra, adesso portate indietro quel piede sinistro e recuperate un attimo in un comodo pasvottana destro, distendete la gamba di destra, mollate collo, mollate spalle, adesso regalate gradualmente il peso del tronco alle gambe, date tempo al bicipite femorale destro, al polpaccio sinistro di allungare. Man mano che sentite che sotto la coscia destra molla, togliete peso alle mani, fatele avanzare in avanti, fronte che cerca la tibia, la caviglia di destra. Adesso cercate, man mano che il bicipite femorale molla, di abbassare il più possibile quell'addome sulla coscia destra. Datevi tempo e metteteci il respiro. Se sentite che potete riprendere la posizione, riprendetela. Inspirando, salite con le spalle, attivate gli erettori della spina. Appiattite il dorso, espirate e nella fase di ritenzione a vuoto cercate di riabbassare con l'addome sulla coscia, di andare a cercare con la fronte alla tibia un po' più in basso. Prima. Dieci ancora. Piegando il ginocchio destro, richiama il piede sinistro di fianco al destro e piano, andiamo in pasvottana, sinistro, peso al piede sinistro, passo lungo indietro col destro, recupera lì. Posizionate bene quel bacino orizzontale, non crollate sul bacino a sinistra e respirate nella posizione. Sente che può riprendere la posizione, sul prossimo inspiro estende il torace, appiattisce il dorso, allunga la parete addominale, espiri e poi nella fase di ritenzione a vuoto riappoggia l'addome sulla coscia, cercando di scendere ancora un pochettino di più con la fronte. Piegando il ginocchio sinistro, richiamate piano il piede destro di fianco al sinistro. Mettete i piedi paralleli, adesso appoggiate bene l'addome sulle cosce a ginocchia flesse, mollate collo, mollate spalle e poi con calma stendete le gambe in Uttanasana. Stendete fin dove riuscite, non perdetemi il contatto del basso addome alle cosce superiori. Vada a collo rilassato, spalle rilassate e chi riesce a stendere tutte le gambe tenga gli ischi sulla verticale dei talloni, come se coi talloni e gli ischi foste appoggiati a una parete. Non tenete il sedere più indietro dei talloni. Da lì piegando piano le ginocchia, mani a terra, peso con le braccia, sollevate pure i talloni o passo salto, andiamo in Adho Mukha. Ammortizzate una volta che avete impostato bene l'apertura tra mani, spalle e bacino, che avete allineato bene quella colonna, con calma mi distendete le gambe, cercate con i talloni il pavimento, cercate con l'esterno del tallone il tappetino, due linee di spinta, mani, spalle e bacino, anche ginocchia, talloni.
Riallungate un po' la posizione, andiamo in panca. Basso quel sedere sulla linea tra talloni e spalle, retrovergete glutei compatti. Sommità della testa spinge in avanti, i talloni spingono indietro. Dalle ginocchia che flettono, il bacino sale, si torna alla mucca. Si sale in alto e indietro con la gamba destra. Espirando, dovete portare il piede destro all'esterno della mano destra. Non vi preoccupate se siete in diagonale sul tappetino, accentrate il tallone sinistro, portate la mano sinistra al fianco, andate in paschva con asana. Quindi adesso con la spalla spingete indietro il ginocchio, premendo col ginocchio nell'omero, tirate dentro il bacino e ruotate quel torace al soffitto. Cercate di portare la spalla sinistra sulla verticale della destra, chi se la sente su quel braccio sinistro. Posizione lunga e stabile sulle gambe, da lì sul prossimo espiro la mano sinistra torna a terra, il tallone sinistro si solleva, il piede destro di fianco al sinistro dovreste essere già belli lunghi per la panca, senza strisciare il piede, il sostegno addominale per richiamare quel ginocchio verso l'alto e sollevare il piede senza strisciarlo. Tienili compatti, dai talloni alle spalle, premendo le mani a terra, mantenete le scapole lontane dalla colonna e non perdete la retroversione. Bella azione di stabilizzazione su quei deltoidi, piegando leggermente le ginocchia si torna in adho mukha. Inspirando si porta in alto e indietro il piede sinistro. Avanzando con le spalle, piede sinistro di fianco alla mano sinistra. State bassi col sedere, accentrate quel tallone di destra, mano destra al bacino, torace che ruota al soffitto. C'è azione, c'è spinta e controspinta tra interno del ginocchio e omero sinistro. Se la spalla destra è sulla verticale della sinistra, su quel braccio destro a cercare il soffitto. Fatica in mezzo a quelle scapole, apertura toracica e gambe. Espirando, mano destra a terra, solleva il tallone destro e andiamo in panca. Piegando leggermente le ginocchia ad mucca. Inspirando portate in alto dentro la gamba destra. Espirando portate quel piede destro fino in mezzo alle mani. Richiamate il piede sinistro di fianco al destro. Rimpostate il vostro Uttanasana. Tenete i piedi paralleli alla larghezza del vostro bacino. Adesso che siamo belli caldi sul direttore della spina e sull'addome, dobbiamo fare un giochino di equilibrio partendo dal basso e stando attenti alla bassa schiena. Dovete sollevare piano la punta del piede destro, agganciare con entrambe le mani il piede destro. Pianino, avvicinate leggermente i piedi tra di loro, dovete dare peso al piede sinistro, piegando il ginocchio destro, richiamare la coscia destra al petto e stando rotondi al ginocchio destro piegato dovete cercare di venire su verticali. Dobbiamo andare verso Uttanasana, prima la verticalità del tronco, poi la gamba destra che stende. Lavorate inizialmente al ginocchio flesso, spingete in alto quello sterno, quel torace, spingete in alto la sommità della testa, per ultimo vi preoccupate di stendere quella gamba. Non è finita, con eleganza dobbiamo riaccompagnarlo giù quel piede, quindi torna a piegare il ginocchio, a richiamarlo al petto e piano, rotondi,
Accompagnate fino all'ultimo giù quel piede destro. Mollate collo, mollate spalle. E da lì, peso alle braccia, stacca e ammortizza ad omucca. In alto e indietro la gamba destra. Piede destro che torna in mezzo alle mani. Accentra il tallone sinistro, mano destra all'interno del piede destro, mano sinistra in alto di Paschva con Asana. Pianino, stende la gamba destra, risale con la mano alla tibia in un comodo Uttita Trikonasana destro. Non abbiate paura di risalire con la mano alla tibia, tenete il fianco destro lungo sotto, spingete in basso le fluttuanti di sinistra, i fianchi paralleli. Cercate adesso di guadagnare bene lunghezza in quell'interno coscia destro e nel fianco sinistro. Continuate a ruotare il coccige verso il tallone di sinistra. Man mano che l'interno coscia destra allunga, quella mano può scendere lungo la tibia, verso la caviglia, al piede, ma non scendete se il fianco sinistro destro accorcia, se il fianco sinistro si inarca. Mani a terra, solleva il tallone sinistro, richiama il piede sinistro di fianco al destro. Recupera un attimo Uttanasana. Dobbiamo fare lo stesso giochino di equilibrio di prima. Quindi con calma sollevate la punta del piede di sinistra, agganciate a due mani, avvicinate i piedi, date peso alla gamba destra, a ginocchio sinistro piegato, lo richiamate al petto, srotolate piano quella colonna verso l'alto, prima la verticalità del tronco. Quando vi siete messi belli dritti, nessun problema, l'equilibrio si recupera. Allora poi mi stendete quella gamba di sinistra. Non vi preoccupate della gamba di sinistra tesa, preoccupatevi di mantenere la schiena dritta, l'estensione toracica. Proprio indietro con le spalle, Silvia, un po' più aperta al torace. Deve riaccompagnare fin giù, quindi piega il ginocchio, richiamalo al petto e piano giù, rilassa collo, rilassa spalle. Quando la sentite, peso alle braccia, stacca e ammortizza ad omucca. In alto e indietro la gamba sinistra, piede sinistro fino in mezzo alle mani. Accentra il tallone destro, mano sinistra all'interno del piede, mano destra già in alto di Paschva con Asana. La spinta e controspinta omero ginocchio, qualche istante ancora. E sul prossimo inspiro comincia a stendere quella gamba di sinistra, risale con la mano a tibia, imposta l'Uttita. Lungo il fianco sinistro adesso. Piegando il ginocchio sinistro, mani a terra, richiama il piede destro di fianco al sinistro di Uttanasana. Da lì date peso al piede destro, fate un passo lunghissimo col piede sinistro dietro, andate ad appoggiare il ginocchio sinistro a terra. Chi ha bisogno di uno spessore morbido sotto il ginocchio, metta lo spessore morbido sotto il ginocchio. Allora, controllate che l'appoggio tra tallone di destra e ginocchio sinistro sia minimo la larghezza del vostro bacino.
Appoggiate la palma della mano sinistra a terra, appoggiate il palmo della mano destra all'interno del ginocchio destro e da lì con la mano destra spingete il ginocchio all'esterno. Il torace lo ruotate verso l'alto. Tenete però l'arco interno del piede di destra premuto a terra. La parete addominale è attiva, sta richiamando il pube verso l'alto, cioè create spazio tra interno coscia di destra e addome di destra. Fate sentire che tira a livello inguinale. Il bacino avanza e scende. Espirando, la mano destra ritorna a terra, cercate di tenere il ginocchio aperto lì e con calma cominciate a camminare con le mani in avanti a parete addominale lunga e erettori da spina attivi. Mi interessa quanto scendete, mi interessa che il dorso sia piatto, che ci sia ancora fatica a livello di muscolatura paravertebrale, che stiate lavorando bene in allungamento a livello inguinale di destra e davanti alla coscia sinistra. Fate Da lì con calma cominciate a camminare indietro con le mani, portate le mani sotto la verticale delle spalle, regredite un pochettino col bacino, quindi sollevate il bacino a terra, avvicinate il gluteo sinistro al tallone sinistro e con calma provate ad andare a infilare la spalla destra sotto la coscia di destra. Portate a terra le braccia di Chaturanga, da lì rivenite avanti col ginocchio di destra. Riabbassate il bacino. Cercate di mettere bene quell'omero destro sotto la coscia destra. Puntate il piede sinistro, staccate il ginocchio sinistro. Da lì cominciate a camminare con quel piede destro in avanti fin tanto che non si stacca il tallone a terra e poi con calma diretto Chaturanga, fa scivolare quella coscia sull'omero, blocca, tiene, retroverge ed inspiro Adho Mukha. Sguardo in mezzo alle mani o passo salto di Uttanasana. Passo lungo indietro col piede destro, ginocchio destro che appoggia a terra. Chi ha bisogno di spessore, spessore. Trovate bene il vostro affondo adesso da lì. Mano destra che appoggia a terra. Mano sinistra all'interno del ginocchio sinistro. Spingete quel ginocchio all'esterno. Ruotate il torace al soffitto. Richiamate il pube verso l'alto. Create spazio adesso tra addome interno coscia, lavorate bene a livello inguinale. Bacino avanza e scende. Il torace sta estendendo e ruotando verso l'alto. L'arco interno del piede sinistro rimane premuto a terra. Con molta calma riportate la mano sinistra a terra cercando di tenere quel ginocchio aperto all'esterno. Estendete quel torace, allungate l'addome, camminate con le mani in avanti, a dorso piatto, mento verso la gola per non comprimere il collo. Cercate di lavorare a parete addominale lunga, una bella azione di allungamento a livello inguinale di sinistra e davanti alla coscia destra. Quindi deve tirare, non comprimere.
Cominciate a camminare indietro con le mani, le portate sotto la vertica delle spalle, regredite un pochettino col bacino, adesso potete ingobbirvi per andare a cercare di portare con la spalla quell'omero sinistro sotto la coscia sinistra. Cercate di caricarvi bene con la coscia sinistra sull'omero sinistro, impostate le mani a terra di Chaturanga. Da lì con calma puntate il piede di destra, staccate il ginocchio destro premendo quella coscia di sinistra sull'omero sinistro, cominciate a camminare con quel piede sinistro in avanti fin tanto che piano non si stacca, e da lì facendo ruotare bene quella coscia sull'omero, Chaturanga. Sul prossimo inspiro piano dai talloni che avanzano, frizione, avanza, estende, appoggia quel bacino in mezzo alle mani ed inspirando Bhujanga, mento verso gola, glutei contratti, erettori da spina attivi, fatevi aiutare dalle braccia ma attivate bene tutta la catena posteriore. A ritroso dalle spalle che si abbassano ma non scendono sotto la linea del gomito, punta i piedi, stacca torace e bacino insieme, Chaturanga, ed inspiro Adho Mukha. Accorciate un pelo la posizione, dovete portare in alto e indietro la gamba di destra. Espirando dovete portare il piede destro all'esterno della mano destra e con calma riportarlo su. Da lì sul prossimo espiro dovete portare il piede destro un po' più avanti, quasi davanti alle dita della mano destra, spingendo di addome, spingendo di braccia, piano riportarlo su. E adesso se riuscite passando dall'esterno dovete portare quel piede destro in mezzo alle mani andando ad abbracciare il braccio destro, quindi piegate un pochettino i gomiti per portarlo in mezzo. Se ci arrivava prima quell'omero sotto la coscia destra ci arriverà anche adesso. State bassi. E da di piano cammina con quel piede destro in avanti, preme la coscia sull'omero, stacca il piede, passa da un veloce Chaturanga e fini in Adho Mukha. Tre bei respiri profondi. Partite da un Adho Mukha un pelo più corto, che sarà più facile andare a portare quel piede in mezzo alle mani. Fate un passettino alla volta, su in alto e indietro la gamba sinistra. Espirando, piede sinistro all'esterno della mano sinistra che ci arriva facile, preme le mani a terra, spinge dentro l'addome, riporta su quel piede sinistro senza strisciare. Sul prossimo espiro, piede sinistro che cerca di appoggiarsi davanti alla mano sinistra, occhio a non pestarsi le dita, se no usate uno smalto scuro, e si torna su. Andando ad abbracciare l'omero e piegando i gomiti dall'esterno, piede sinistro in mezzo alle mani, entra bene sotto, poche braccia, adesso siamo ancora sulle gambe. Porta quel piede sinistro in avanti, preme la coscia, stacca, passa da un veloce Chaturanga. Frizione con le mani a terra, inspiro, estende, Bhujanga. Chaturanga, Adho Mukha. Distende, recupera, allunga in Adho Mukha, riabbassa, battiti e respiro. Da lì, sul prossimo inspiro, torna a portare in alto e indietro la gamba di destra.
Piega 90 gradi il ginocchio di destra, muovendo sull'anca in appoggio, ruotate quel torace al soffitto, immaginate di venire a appoggiare quel piede destro di fianco alla mano sinistra. Non portate all'esterno il tallone sinistro, non chiudete il fianco sinistro. Da lì sul prossimo espiro, avanzando con le spalle, piegando i gomiti, andando ad abbracciare con la gamba destra il braccio destro, piede destro che torna in mezzo alle mani, infilate bene la spalla sotto, da lì con calma, attenzione all'equilibrio, accentrate il tallone sinistro, portate la mano sinistra al fianco, mi raccomando alla spalla. Dovete andare ad ruotare l'avambraccio di destra dietro la coscia destra e agganciare le mani dietro il bacino. Una volta che avete agganciato quelle mani, occhio che la posizione non deve forzare sulla spalla destra, pensate ad aprire il torace, a spingere dal dorso delle mani il bacino in avanti e a ruotare il torace al soffitto. Grande azione di gambe, grande azione di apertura ed estensione toracica. Da lì piano, solleva il tallone sinistro, torna a ruotare il torace al pavimento, libera le braccia, passa da chaturanga, ruotando quella coscia sull'omero, bujanga, espiro chaturanga, adho mukha, e recupera lì. Prossimo inspiro, porta in alto e indietro la gamba sinistra, piega 90 gradi quel ginocchio, muove il bacino sull'anca in appoggio e ruota, cercate lunghezza dal polso al ginocchio di sinistra. Venite ad abbracciare con quella coscia l'omero, quindi spalle che avanzano, gomiti che flettono, piede che appoggia in mezzo alle mani. Infilate bene quella spalla sotto, una volta che siete entrati bene, accentrate il tallone dietro, ruotate l'avambraccio sinistro dietro la coscia, andate ad agganciare le mani dietro il bacino, dove le mani si agganciano, spingono il bacino in avanti, il torace è alto, la spalla destra cerca la verticalità della sinistra. Respirate, sorridete. Mi raccomando, liberare le braccia se perdete l'equilibrio, altrimenti da lì torna a staccare il tallone destro, ruota il torace al pavimento, imposta le braccia a terra di chaturanga, preme quella coscia sull'omero, stende quella gamba in avanti e fino in chaturanga. Inspiro bujanga, espiro chaturanga, inspiro adho mukha. Recuperate 30 secondi in un comodo uttanasana. Mi salto, passo, piedi in mezzo alle mani, molla collo, molla spalle. Se dovete scaricare un pochettino i polsi, potete andare a fare Padmasana infilando da davanti bene tutto il palmo della mano sotto il piede. Premete con i metatarsi sui metacarpi, stendete i gomiti e ruotateli verso il centro, quasi a voler sfilare le mani sotto i piedi. A sentire che adesso il polso anteriore distende. Sfilate le mani da sotto i piedi, fate un passo lunghissimo col piede sinistro dietro, riandate ad appoggiare il ginocchio a terra, tenendo piano l'addome sulla coscia destra, cominciate a camminare con quel piede destro in avanti verso Hanuman. Se il tallone non scivola, fate ciao ciao col piedino, muovetelo a destra e a sinistra, vedete che quel tallone scivola in avanti. Non sarà un tempo biblico, ma cercate di guadagnare bene lunghezza sotto quella coscia destra e davanti alla coscia sinistra. Sostenete un po' di peso con le mani se il peso del tronco è eccessivo per le gambe. Se volete privilegiare l'allungamento sotto la coscia destra, state col torace inclinato in avanti. Se sentite che avete bisogno di allungare di più davanti alla coscia sinistra, allora estendete il torace. Bilanciatevi voi, gestitevi,
ma cercate di mantenere la coscia sinistra ruotata verso il centro, di non crollare col bacino destra. Prossimo inspiro, stendete il torace, appoggiate la mano destra all'interno del ginocchio destro, puntate il piede sinistro, sbilanciate il torace a sinistra e muovendo con la gamba destra con passo ve ne tornate con calma in adduca. O basso salto in uttanasana e andiamo verso Hanuman sinistro, quindi peso alla gamba sinistra, passo lungo indietro con la destra, trovate il vostro affondo e da lì con calma cominciate a scivolare in avanti con quel tallone sinistro. Gestite i tempi, assumete sempre una posizione che siate in grado di mantenere. Siete voi, sentite voi cosa volete privilegiare, se l'allungamento del bicipite femorale sinistro o dell'iliopsoas destra. Inspirando estendete il torace, portate la mano sinistra all'interno del ginocchio sinistro, sbilanciate la posizione a destra, puntate il piede destro e con calma muovendo la gamba sinistra con passo si torna ad mukha. Bene, direi che siamo pronti. Me lo confermi Silvia? No. Ok. Inspirando portate in alto indietro la gamba di destra. Piegate il ginocchio destro a 90 gradi, muovete quel bacino sull'anca in appoggio. Avanzando con le spalle, piegando i gomiti, portate quel piede destro in mezzo alle mani dall'esterno andando ad abbracciare. Da lì andate ad allacciare le mani dietro il bacino, ruotate il torace al soffitto, accentrate il tallone sinistro. Occhio a quella spalla di destra, dovete provare da lì ad andare in Uttita Trikonasana destro. Quindi provate a stendere quella gamba di destra tenendo chiuso l'allaccio, continuando a ruotare il torace verso il soffitto. Mi raccomando, liberare subito le mani se perdete l'equilibrio. Ci deve essere fatica nell'estensione toracica, fatica su quell'adduttore di destra nel cercare di stendere la gamba. La posizione non deve farvi uscire la spalla destra. Sul prossimo espiro piega il ginocchio di destra, solleva il tallone sinistro, ruota il torace al pavimento, mani a terra di chaturanga, stende quella gamba destra in avanti, passa da un veloce chaturanga, inspiro bhujanga, espiro inspiro chaturanga adho mukha. Tre respiri profondi. Sul prossimo inspiro, su quella gamba sinistra, piega, ruota, estende, dalle spalle che avanzano i gomiti flettono, la gamba sinistra abbraccia il braccio sinistro, il piede si appoggia in mezzo alle mani, entrate bene con la spalla sotto, accentrate il tallone di destra, andate ad allacciare le mani dietro il bacino, rimpostate il vostro Paschvakonasana allacciato, e pianino, tenendo l'allaccio, mantenendo la rotazione del torace al soffitto, si prova a stendere quella gamba andando verso Uttita. Torna
torna a piegare il ginocchio sinistro, a sollevare il tallone destro, poggia le mani a terra, portando quel piede sinistro in avanti, passa da un veloce chaturanga, inspiro bhujanga, chaturanga adho mukha. Massima attenzione adesso, dovete accorciare la posizione, riportare in alto la gamba di destra, piegare quel ginocchio destro, ruotare sull'anca, espirando, andando ad allacciare con la gamba destra il braccio destro, riportare quel piede destro in mezzo alle mani, riandate ad agganciare le mani dietro il bacino, adesso rimanete col torace ruotato verso il pavimento. Dal tallone sinistro che avanza, come all'inizio, mantenendo l'allaccio, dovete richiamare quel piede sinistro di fianco al destro. Quindi sbilanciate il peso in avanti, avvicinate i piedi tra di loro, mantenete l'allaccio. Sbilanciate il peso a sinistra e come all'inizio ricercate verticalità nel tronco. Piano che pesa quella gamba e tira su, c'è bisogno di equilibrio, c'è bisogno di una grande mobilità, una grande forza sugli erettori della spina. Quelle mani spingono il bacino in avanti, danno sostegno al tratto lombare, i temerari che se la sentono provano a stendere in alto quella gamba destra. Ma date priorità alla verticalità del tronco, muovetevi lenti perché la posizione non è finita. Tornando a piegare il ginocchio destro, si deve riaccompagnare quel piede destro a terra dov'era, dare peso alla gamba destra, tornare indietro col piede sinistro, liberare le braccia di chaturanga, perché non fare un chaturanga, vero Silvia? Bhujanga, chaturanga, adho mukha. E il lato destro è andato. Tre respiri profondi, concentrati. E da lì, in alto e indietro con la gamba sinistra. Piega. Ruota sull'anca in appoggio. Venendo avanti con quelle spalle, abbraccia, appoggia quel piede sinistro in mezzo alle mani. Adesso tenete il tallone destro sollevato, andate ad allacciare le mani sotto, cioè dietro il bacino, passando col braccio sinistro sotto, fate partire l'azione al tallone destro che avanza, sbilanciate la posizione in avanti e senza strappare richiama il piede destro di fianco al sinistro, mantenendo l'allaccio avvicinate i piedi, date peso al piede destro, a ginocchio sinistro flesso, srotolate la colonna verso l'alto e salite. Cercate prima la verticalità nel tronco, l'apertura, l'estensione toracica. Cercate di non creare spazio tra interno, coscia sinistro e fianco sinistro e chi se la sente stende verso l'alto. Occhio a quella spalla di sinistra, non ingobbirvi per aver fretta di tendere. Piegando il ginocchio sinistro, riaccompagna piano giù. Ridate peso a sinistra, riportate indietro in fondo al tappetino il piede destro, liberate le mani, chaturanga, bhujanga, chaturanga, adho mukha. Sento che volete riprovarlo. Passaggi più fluidi adesso che la posizione l'avete conosciuta, l'avete assaggiata una prima volta, la seconda vi è meglio. Fluido, inspiro, accorcia la posizione, in alto e indietro la gamba di destra, piega il ginocchio, ruota, viene ad abbracciare con la gamba destra il braccio destro, passa con la spalla sotto, aggancia. Una volta che avete agganciato dal tallone sinistro che avanza, richiamate senza strappare il piede sinistro di fianco al destro, date peso alla gamba sinistra, e salite, prima l'estensione toracica, poi pensate a schiudere Svarga Bhujasana. Ultima cosa è tendere quella gamba destra, ripiega quel ginocchio destro, riaccompagna giù, ridate peso a destra, portate indietro il piede sinistro, libera le mani, passa da un veloce chaturanga in bhujanga, chaturanga dukkha.
bocca. Tre respiri profondi per recuperare subattiti e respiro. Da lì accorcia la posizione e andiamo sul sinistro, piega, ruota, estende, vieni avanti con le spalle, piega i gomiti, abbraccia, entra bene sotto, aggancia le mani dietro il bacino, rimane col torace ruotato al pavimento, dal tallone destro che avanza, sbilancia la posizione in avanti, richiama il piede destro di fianco al sinistro, tieni l'allaccio, srotola verso l'alto dando peso. A destra, una volta che avete guadagnato verticalità nel tronco, stende la gamba, lento, riappoggia piano il piede sinistro a terra, peso a sinistra, indietro a destra, mani a terra, libera, chaturanga, scivolando con quella coscia sull'ombra, inspiro, bhujanga, espiro, chaturanga. Adho Mukha. Portate piano lo sguardo in mezzo alle mani, o passo o salto, piedi uniti in mezzo alle mani, ginocchia che aprono all'esterno e un comodo Malasana in scarico. Partite solo con le punte dei piedi a terra e i talloni sollevati, passate bene con quel torace in mezzo alle ginocchia, adesso l'interno coscio dovrebbe essere belli morbidi per far passare il torace. Le mani avanzano leggere per controbilanciare il peso del sedere che sta cadendo verso il pavimento. Rilassate collo, rilassate spalle, cercate massima rotondità dalla nuca al sacro. Chi per aumentare la flessione in avanti ha già gli omeri che passano davanti alle tibie può andare ad agganciare con le mani i talloni, occhio a non cadere indietro e chiudere la posizione. Liberate piano le mani, controllate lo spazio che c'è tra sedere e pavimento, vi andate elegantemente a sedere a terra, schiena a terra e ginocchia al petto. Appoggia la testa lontano dalle spalle, mento verso la gola, collo posteriore lungo, trazionando con le mani le tibie. Adesso distendete bene quel tratto lombare a terra. Una grande azione sulla muscolatura posturale della colonna. Una volta che avete bilanciato quel tratto lombare a terra, mi aprite le braccia lateralmente in linea con le vostre spalle, andate ad appoggiare i piedi a terra all'esterno del tappetino e con calma, movimento piacevole, lasciate cadere il ginocchio sinistro al centro, il ginocchio destro all'esterno, lasciate pure che la colonna assecondi il movimento delle gambe e viceversa. Ruotate dal taglio interno al taglio esterno del piede, quando portate il ginocchio al centro sollevate un attimo lo sguardo, controllate che sia rispettato l'allineamento spalla, bacino, ginocchio, altrimenti separate ancora di più i piedi. La colonna adesso sta andando in arco in una leggera torsione, lasciate pure che lo faccia senza che la cosa vi dia fastidio. Sul prossimo espiro vi fermate col ginocchio sinistro al centro, il ginocchio destro all'esterno. Fateci qualche respiro. Chi sente che può andare ad appoggiare il taglio esterno del piede destro all'esterno del ginocchio sinistro lo fa. Però adesso mi dovete compensare con l'addome, retrovergendo quel leggero arco e quella leggera torsione. Dovete sentire che dall'esterno del gluteo sinistro all'interno del ginocchio sinistro allunga tutto. La posizione non deve pizzicare all'esterno del ginocchio all'interno del ginocchio di sinistra e tantomeno vi deve comprimere a livello del tratto lombare. Fateci qualche respiro. Lentamente fate scivolare il piede destro giù dal ginocchio sinistro, con calma
Ruotate in senso opposto, portando il ginocchio sinistro all'esterno, il destro al centro. Adattatevi, poi quando ci siete, appoggiate il piede sinistro all'esterno del ginocchio e compensate, retrovergendo. Piano scivolare quel piede di sinistra al ginocchio destro, tornate con le ginocchia in centro, le abbracciate. Allora richiamate entrambe le cosce al petto, adesso vi appoggiate solo il piede sinistro a terra, prendete con la mano sinistra il piede destro da sotto, con la mano destra aprite il ginocchio all'esterno e andiamo a scaricare un pochettino l'anca. Caviglia attiva, piede a martello, potete agganciare anche a due mani il piede, ma col gomito destro spingetevi il ginocchio all'esterno, con le mani tirate il piede verso il viso. Date tempo alla muscolatura glutea di allungare, all'anca di acquistare mobilità. Tenendo il piede destro dove è arrivato, stendete piano la gamba sinistra. Per essere sicuri di bilanciare bene quel tratto lombare, sul prossimo espiro aggrappandovi con le mani al tallone, attivate l'addome, venite con la fronte a cercare il tallone. Tratto lombare spiaccicato a terra, un bel divertimento su quell'anca di destra. Riappoggia lentamente le spalle, molla quel piede destro, lo appoggia a terra. Richiamate il ginocchio sinistro al petto, mano destra che prende il piede sinistro da sotto, mano sinistra che apre il ginocchio all'esterno, o andate a due mani e col gomito spingete il ginocchio. Mettete anche il piede a martello in modo da stabilizzare il ginocchio. Due movimenti, tallone che sale verso l'alto, ginocchio che apre all'esterno. A parità di impostazione il tallone sinistro, stendete la gamba destra. E sul prossimo espiro, su con le spalle, fronte a cercare il tallone. Addome, tratto lombare bene franco bollato a terra. E lento, giù, poggio le spalle, stendete anche la gamba di sinistra a terra. Richiamate le scapole verso la colonna, appoggiate il dorso delle mani a terra. Trovate la vostra posizione comoda. Quando ci siete, fate un bel inspiro profondo. Espirando, chiudete gli occhi. E qualche minuto di meditato. Shava. Decidete voi la lunghezza del vostro shava, poi con calma, espiro dopo espiro, vi riattivate muovendo mani, piedi, polsi, caviglie e collo. Portate pure inspirando le braccia in alto e indietro oltre la testa, stiracchiatevi, fate tutto ciò che ritenete opportuno fare. Riattivando un pelo l'addome, espirando richiamate un ginocchio alla volta, le ginocchia al petto, le abbracciate,
e appallottolare, fate una bella rullatina. E piano, vi tirate su. Bene, grazie Silvia. Ci vediamo alla prossima. Namaste. Namaste.